You think you know me? On this day, I see clearly everything is come to. Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Non quello che speravo io, però in un video nuovo per la patch dell'anniversario, perché sì, l'anniversario sarà il 9, ma non come ce lo aspettavamo. Essendo che qui ci saranno tante piccole voci interiori che parleranno, ci serve la coscienza di Dario, perché... Ciao ragazzi! Oggi un po' così... Il Pala, che non so quale anima farà, se quella cattiva o quella buona, non so... Ciao! E la pulatrice seriale per fare quella che deve farla cattiva, appunto. Ciao! Io raga non lo so, onesto, perché sono combattuto se insultarli, ringraziarli, fargli complimenti, perché come possiamo vedere a schermo, questa è la patch dell'anniversario. È il banner, non il è banner, la patch. Sì, scusami, hai ragione, è il banner dell'anniversario. Tutti i Divine Cloth sono in rate up, non grande. È specificato quale rate, cioè se fosse per esempio un rate più alto, forse potrebbe essere un banner molto goloso. Lo sapremo domani. Nel ce n'è uno di troppo per essere nel caso di Yoga è allo 0%. E Yoga, poverino, è ancora a pensare come si chiama. Allora, oggi ovviamente spieghiamo quello che per noi dovrebbe esserci in questo banner di comodo. Da notare il punto 1 che vi dice che Ioria, Divine Cloth, perché c'è anche, sì, non so se vedete qua, c'ha le ali divine, quindi l'armatura divina di Ioria, che diventerà pullabile, ma come fu ai tempi per Golden Arroseia, Pavo Mayura, Ikki quello ha, perché dovete prima ottenerlo da un evento, che non si sa qual è, ma dovrebbe essere a questo punto uno di quelli dove farmi quelle cose che non trovate mai, nemmeno a pagare se non spendendo miliardi di stamina, e con l'exchange fare lo scambio. Dovrebbe essere quello. Altrimenti quale può essere secondo voi? Ah, può essere un exchange shop del tipo dammi advance e ti do il PG. Oddio, no. Io ho visto che hanno fatto tipo un tabellone al gioco, come gioco dell'Oca sul China, forse sarà una cosa simile. Comunque deve essere una cosa che si riscatta relativamente presto, se no uno non può pullare finché non l'ha trovato, quindi non credo che sia un evento lungo. E qui arriviamo a uno dei primi punti di cui parlare in questo video, ovvero conviene pullare da subito in questo banner o conviene aspettare meglio di avere prima sbloccato Leo e poi pullare? Ora, è un bel casino. Non conviene pullarci proprio. E lo sapevo, e niente, lui doveva fare il buonista, raga, eh. Guarda, se non mettevano DC Pegasus, visto che per chi inizia può essere utile almeno a Ikki, ha un senso, anche era anche Sirio un banner bello. Alla fine. No, 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 Sirio e Shun secondo me non bastano mai, quindi comunque come banner non era malvagio. No, no, quel infatti Pegasus sto dicendo, che... cioè in realtà il banner, cioè, sì. Paradossalmente, allora... Partiamo da un presupposto, in teoria il 9 è l'anniversario, quindi se per antonomasia gli anniversari sono i momenti in cui è sempre bello iniziare il game per chi era indietro e vuole rerollare, per chi non l'ha mai giocato e lo vuole iniziare a provare, dovrebbero essere i momenti migliori dove ti aiutano anche ad avere i personaggi. Ora, è vero che molti personaggi vengono dati gratuitamente a chi fa un nuovo account, che sono Pesci e Capricorn, quindi ottimo. Se questo banner avesse dei rate alti, paradossalmente potrebbe essere utile non prendere Leo subito e pullare per avere Ikki, Shun e Sirio, ma soprattutto Ikki, perché avendo Ikki fai qualsiasi cosa in PvE del gioco, qualsiasi. Quindi per uno nuovo potrebbe essere però ottimo. È anche vero che Ikki non skillato non è poi tanto più forte di Pesci. No, beh, però lo prendi, questo sì però, perché poi c'è... Però sarebbe il primo che su cui vai a usare i Tomi, perché comunque... Sì. L'unica cosa che c'è, come diceva Sara, cavallino che vi leva un rate, cioè, sì. Se lo prendete è proprio, non lo so, è meglio un A a quel punto. Perché non c'è Tommy, anche Sirio. Sirio non skillato è inutile e ne ha bisogno di tanti. No, ma paradossalmente però... non è male, cioè nel senso, se io sono una persona che non ha mai giocato, arrivo adesso durante questo banner, a parte Pegasus, secondo me neanche no, vabbè, Leo è male. Per chi non ha mai giocato è meglio questo banner che quello di settimana prossima con Ofiuco, che tanto non potrebbe skillare Ofiuco senza skill, okay, su questo sarà un soprammobile. Infatti questo è il punto focale, cioè per uno che inizia a questo punto, questo banner è meglio di quello di settimana prossima che è già stato ufficializzato Ofiuco. Sì.
Quindi, aspetta, posso andare a vedere sotto direttamente, eccolo qui, cioè non è speculazione, adesso il 16 settembre ci sarà Ofiuco, il 23 ci sarà l'RC di Ade, quindi ci hanno preparato il mese, non possiamo dire E ci nulla. sarà la seconda settimana di Ofiuco, tra E io l'altro. inizio a pensare una cosa, raga, mo sarò io che come sempre vedo il buono dovunque, ma prima di dare la parola a Pala, perché come avete capito qua l'unico sano di mente mi sa che è rimasto è lui, Ho allora, questo capito. banner sembra fatto per chi inizia. Per chi vuole iniziare il banner dei Divine. Poi. Lo è soltanto se ha un rate up più alto Sì, del ovviamente solito. solo se avessi un rate up. Poi, quello per chi ha degli account strutturati e gli serve quelli in più, ovvero Fiuco. Perché Fiuco potrebbe essere quelli in più per molti account. E poi ti mettono per chi ha tutto, Ade. Cioè, a me Vabbè, sembra un perché po' una questo non è un banner. scaletta. A me, no, però a me sembra una scaletta impostata da loro, perché Ade comunque arriva nella seconda settimana di Ofiuco, quindi sì, non sarà un banner. Però mi sembra una scaletta come a dire inizio, metà, fine. Mo, sarò io che vedo troppo buonismo da parte loro ad aver impostato una scaletta quasi sensata, però, cioè, l'idea ci potrebbe anche stare alla fine. Ci sta. Dipende da quanta roba regaleranno durante l'anniversario, quali Esatto. saranno gli eventi che daranno Ma cose, è cosa proprio dire. quello che penso, questo banner secondo me a me puzza tanto del fatto che possono permettersi in quel famoso gelato shop in cui ci sarà anche Leo di dare eventualmente delle advanced temporanee, perché tanto un banner dove pullare, sì, trovate qualche S in più, ma non è un banner golosissimo, cioè potrebbero anche fare uno scambio tipo i soliti che davano 100 per 100 advanced, vedo 115, 120. 120 temporanee. Potrebbero anche svenarsi, fare datemene 50 e ve ne do 100 o robe del genere. Tanto un banner schifoso per chi gioca da tanto. Mettevano solo Sirio, Shun e Aiolia, pullavamo quasi tutti. A parte Però, chi no, cioè chi allora, ce l'ha un skillato. attimo, allora, io una cosa vorrei far presente. È una cosa comunque strana questo banner. Per due motivi. Ora, non so se non ci ho mai fatto caso io, ma in alto a sinistra è la prima volta che vedo Legend Summon. Con quel cosino fatto così. Questo design. Vedete, qui No, in alto a forse sinistra. è stato anche a quello di Atena e quello Sì. di Milade, mi pare. Però sono Precedente non SS lo quelli. Questi sono S. Cioè, la prima volta che lo vedo in un banner del genere. Aspetta, recuperiamo un attimo quello del Celebrity a questo punto. No, questa è la Jamir. ci vorrà un po' per Ma è vederlo. quello quando hanno messo Atena, sta dicendo Pala, quello vecchio vecchio dove Sì, c'era Atena e tutti i ho 12 Saints in capito. retap. Vedi, non c'è qui, per esempio. Celebration, infatti. Perché E la chiamano Celebration non Celebration? c'è. Facciamo prima nelle foto direttamente degli H. Perché qualcosa io me la. Boh, io spero. Ok, prendiamo quello di Shun. No, cioè qua è Temed, non è Legend. Sì, vai in quello da Beh, ma Temed. perché questo è a tema, perché c'era un solo personaggio, là lo chiamano Quello? Legend perché è uno di Non c'è gruppo. niente. Lì non c'è niente. Questo era, no, questo è stato No, design quello lì a e fianco. Legend. Legend. Dove qua erano il Insomma, rate up? Cioè c'era un rate effettivamente un po' il Legend è migliore. quello, un rate up di più di un PG praticamente. Io Quando sono invece spero troppi. che al posto di essere più che un solo PG sia proprio un rate up generale del banner in questo caso. Cioè di questi personaggi ci sia un rate più alto. Allora avrebbe Ma senso. credo. Però c'è una piccola possibilità che alzino il rate degli S complessivo in modo È permanente vero, questa potrebbe essere all'inventario. una cosa che domani può avvenire. Cioè, domani nella patch, quando, quindi oggi per voi che vedete il video, potrebbe essere annunciato che il rate venga portato per esempio a 3. E a quel Sarebbe il caso. punto, sarebbe anche figo. Per i story player come Darione a cui piace tanto, vi hanno fissato la storia. Spoiler. Quindi. Se ne sono accorti dopo soltanto 2 settimane. Grazie. Sì, dai, vabbè, sempre a pigliare il pelo nell'uovo. E in più, raga, come abbiamo detto, si becca Leo, però è una settimana dove si spera sia una settimana di accumulo, dove ci siano eventi che portano a giocare, a farmare, che diano qualcosa per poi arrivare ad Ofiuco. Perché questo, ok, è una settimana per i beginner, per chi inizia. Ok, fico. Però dai qualcosa da fare anche a chi gioca da un bel po', visto che è all'anniversario. Quindi speriamo che ci siano eventi farmabili in game. Ora, già me l'avete chiesto, non dico spesso, ma nell'altro video, che cosa fa Leo? Bene, di Leo, raga, non siamo riusciti a trovare i soliti schemini che troviamo perché nessuno se lo incula. Parliamoci chiaro. Perché non è un PG buono.
Non è, nel senso che non è un PG facile da usare perché serve skill alte e chi usa Tommy su di lui? Nessuno. E passa molto in sordina per come adesso. Allora, ve lo possiamo spiegare con un gioco di metti e togli da Milo RC, Ok, io che è lascio il... la parola a Pala, io vi, ad a schermo avete le sue stats, dove potete capire che effettivamente è Milo quasi, perché siamo là. È meglio dal punto di vista delle stats. Allora, un gioco di addizione e sottrazione. Prendete Milo RC, mettete che il suo attacco costa 2 energy invece che 0, perché non è un basic, è una skill. Mettete che invece di 3 marchi ne mette 2 e che fa più danno. E che i marchi dopo, mi sembra, 2 turni scadono. Più o meno avete questo PG. Ah, aumenta anche ogni volta che si muove la sua velocità. Allora, è un personaggio che scala male con le skill, nel senso che ve ne servono almeno 2 a 5 perché va dal massimo potenziale, perché la differenza è molto grande. Quindi serve skillato alto ed è un DPS molto monodimensionale e che costa tanta energy. Si dice che sarà rilavorato perché così non ha, ai cinesi non ha dato molta soddisfazione e quindi verrà rielaborato un po' in qualche modo. Per come ha messo adesso, da server cinese... carino, ma onestamente potete farne tranquillissimamente a meno. E vorrei ricordare che il significato della parola giapponese cinese carino vuol dire è una schifezza. Kawaii, Ma anche ma soltanto. perché questo personaggio non trova posto da nessuna parte. E quello è il Ma suo problema, cioè. tutti i punti che ha elencato Palazzo di differenza rispetto a Milo erano tutti peggiorativi. Non ce È n'è che stato quello è il uno problema. migliore. Ok, E Milo non si gioca. fa molto più danno, però punto. Questa è l'unica cosa che ha positiva. Vi costa anche 2 energy a cast, Che quello è. No, se usate l'una sono 5 energy, cioè è abominevole dal punto di vista più che dei altro è giochi. difficile da trovare perché in questo momento è molto, come direbbe Sara, vediamo se ci arriva da sola. No, Fattuale, no, save scherzo. energy, il tuo solito save energy. Siamo in Anche. un meta save energy, parliamoci chiaro, perché tanto o all'inizio o alla fine avete quello che vi costa mana, cioè o avete pesci o avete G-Cannon. Uno dei due lo avete. Sirio. Sirio pure, quindi cioè, è difficile collocarlo in un team, anche perché, ok, potrebbe essere carino il fatto che messo a fianco a Sirio, lui attacca, poi aumenta la sua velocità ma rimane protetto da Sirio. Però i danni suoi sono alti, perché comunque parte da 3033, penso Il che sia il problema è fisico che più in alto quello della storia. spot vicino a Sirio a 2 mana c'è già un signore con le ali nere. Capito, è quello il problema. Cioè, c'è il dio della morte che ti dice: scusa, io veramente faccio più male. Il Costo di dio del meno, ridicolo. tanco come un maiale. E in più, se l'oppo non riesce a tirarmi giù, li tiro giù l'intero team da solo. No, comunque dai, una cosa positiva c'è, cioè, nella foto si vede bene del numero di diamanti che aveva l'account che ha postato questa foto. A parte questo, Leo, lo possiamo salutare. A Ciao. proposito di diamanti, Ciao, ciao. Sara, puoi parlarci di quello che Huawei ha stanziato per questa prima settimana? Allora, sì, sono pronta, ho studiato. Abbiamo un giorno per shoppare qualsiasi cosa nello shop e dovrebbe essere, coincide il 9 con l'anniversario, dovrebbe esserci il refresh dei coupon, spero, perché Sì. in teoria l'avevano annunciato. Quindi il 9, ragazzi, tirate fuori l'account Huawei e i per due non devono esistere, cioè si shoppa tutto, la pagina intera, perché Cerchiamo abbiamo il cashback? 50% di Ok. cashback. Quindi col 50 Quindi... vediamo di accumulare più cose possibili. Dovrebbero esserci offerte buone. Adesso aspettiamo comunque il mercoledì finita il maintenance. Però abbiamo il 50% dal 9 al 10 e poi dall'11 al 15 abbiamo il 30% di cashback. Quindi Quindi poi ragazzi, per preparatevi. Ofiuco potremmo aspettarci un ritorno del 50% o un qualcosina in più. Però questo ve lo Probabile. faremo sapere settimana prossima rispetto a quello che ci Però dicono. nel dubbio ricordatevi che c'è il gatto questa settimana, quindi se dovete investire un po' sulle advanced, dico, se siete un pelo indietro col cashback del 50%, magari prendetevi qualche pacchetto così vi finite il gatto, arrivate al massimale. Non aspettate il 16 perché poi siamo a fine mese e se non avete le advanced per Ofiuco, visto che è comune SS, potrebbero servirvi. No, ma poi siamo arrivati nel periodo, forse la prima volta, credo sia la prima volta che un SS non è a cavallo di un gatto. È a Perché cavallo non è un del Merino. SS.
sì, è un ex, scusa, SP adesso. Ma si chiamerà, si può capire SP o ex? SP. Ex, ce l'hai già in game? No, ah, ex, game vero, ex. SP era il primo. No, ex, pure nel banner ufficiale ex. Quindi aveva ragione Dario. Togliamoci il pensiero, è un SS. Sì, no, sì. Sotto tutti i punti di vista. Io ancora ci spero, ancora ci spero in qualche come cosa direbbe Antonio Conte, è un SS sotto tutti i punti di vista. Perché non si discute che costa come un SS. L'unica speranza che possiamo avere è il rate dei pool. Dove finisca in una cosa a parte, c'è solo lui come ex, quindi pure quando finirà nella piscina, come traduco in italiano, si spera che abbia un suo rate, ma... Dovrebbe. Le SS hanno un loro rate singolare uno per uno, quindi il massimo è che se sia un po' più alto degli SS, ma non conto neanche su questo. Prendetelo con filosofia, male che vada, vi preparate per il reperclot di Hades e di, e di Poseidon, se è nello stesso rate. Allora, togliamoci anche l'ultimo pensiero prima di chiudere questo video. Annunciato il 23 Ade. Ora, tanti che chiedete pure. Ade, mi sembra di essere tornato a febbraio che è uscito Ade. Ade Repair, farà schifo, fa schifo, costa tanto, Raga, sinceramente, se vediamo quello, non lo possiamo sapere, uno. Cioè, ai tempi potevamo vedere Isea, quindi un'idea ce la si faceva. Vedendo il Cina, questo qua regna sovrano come regnava sovrano prima. Il problema è costa una marea, se siete nuovi non ve lo fate, non ci riuscite. E comunque credo che il repair costi di più che gli altri repair. Anche a livello di ricerca di pezzi. Banalmente. Quindi, chi pensa di saltare Ofiuco per farsi l'RC di Ade, io non so quanto sia una buona idea, ve lo dico da adesso. Non perché cioè, non sono materiali sbloccato. Totalmente diversi. Esatto, ma per quello dico, non è che dico che Ade non sia totalmente sbloccato, anzi, contrario. Il problema è che penso che prima di riuscire a chiudere Ade, ora, se riusciamo questa settimana vi facciamo una sorpresa e lo chiediamo a qualcun altro, però penso che un comune mortale ci metta 2-3 mesi. Uno che shoppa ci mette a un mese, uno che ma può far non possiamo saperlo questo. No, ma infatti è una mia ipotesi, non, però per di... E, chi dice conservo per fare le RC di Ade perde tanto tempo no, in ma gioco. Il punto è conservo cosa? Non usano le stesse risorse. Non usa anche. Advanced probabilmente. Non usa Exp. Non usa lo ricarico che usiamo per gli altri repair. Forse, per, forse a livello di Tomi intendono investire le skill di Ade. Se non ce l'avete già skillato non state tanto a farci troppi pensieri. È quello che penso anch'io, cioè o ce l'avete dai tempi o... cioè, oppure se l'avete semi skillato, che quindi già avevate molte skill a 3, qualcuna a 4, se vi piace potete pensarci. Però, però sostituiresti Ofiuco? Cioè salteresti Ofiuco? Per Ade? No, saltare io non salterei niente perché sono tipi di risorse diverse, io comunque li farei. Adesso dipende da uno come ce l'ha. Il mio è 1-1-1-1, di sicuro io il reper di Ade lo faccio per le stat del pavilion. Quello è fuori di testa. Ma perché quello è completamente fuori da ogni logica. Però no, non investirei mai, anche perché nel pool, ragazzi, ormai è vero che siamo in un periodo in cui si spera si andrà scemando e non ci sarà più la corsa. Però investire Tommy su un PG che è nel pool da zero vi deve piacere, cioè io lo accetto solo se proprio siete fan, il vostro personaggio preferito, allora carta bianca, se no sinceramente a questi livelli rischiate anche che diventi permabannato se è forte come dicono, quindi meglio Thanatos, ragazzi, schillatevi Thanatos. Thanatos, concordo in pieno, è il più forte di tutti. Per concludere, ragazzi, so che questa cosa interesserà pochissimi, per quello lo dico alla fine di questo video, no, non è un bug quello che state vedendo nella Jamir, hanno deciso di fare una cosa brutta per chi è nei primi server, perché se verrà mantenuto il vecchio assegnamento di punti, purtroppo chi è nei server avanti, rimanere in top 100 sarà un incubo, perché basta fare una stella leggendaria, quindi partiamo tutti da 1900. Penso ci saranno tipo 500 persone che partono dallo stesso punteggio, quindi sì, sarà una guerra per chi si voleva qualificare, sì, sarà una guerra per chi voleva rimanere nella top 100. Ci sono premi in denaro, quindi letteralmente sarà una guerra per molti. Io infatti non so se mi voglio scannare tanto, tanto sappiamo già che arriva alla fine, né che dici. Quella che vi posso dire è che chi sta sperando che venga risolto non può essere risolto nulla, perché a quanto pare non è un bug, quindi rip. Allora, la mia opinione su questa cosa, il fatto che si abbassi molto il grind del Galactic in favore delle qualificazioni è una cosa più che giusta. Concordo in pieno. Potevano avvertire prima che la gente si ammazzasse nelle
40 stelle, sì, e dovevano farlo, ma vabbè, siamo abituati ormai. E va bene così, perché nel top 32 ci deve arrivare chi effettivamente ha qualche possibilità di giocare, chi ci conta sul fatto di 1 o 2 giorni Però, di grind. aspetta, però se dici così torniamo un attimo a quello che dà fastidio a me. Allora però devi mettermi i punteggi fissi. Cioè tipo 10 punti a vittoria, meno 5 a sconfitta. Perché non è giusto che io, perché batto, che ne so, come mi è successo l'ultima volta, il Sixia, io sono 22esimo, lui è 13esimo, io prendo 2 punti perché lui è 20.000 server sotto di me. Quello No. sono Sarebbe d'accordo, da rivedere. però Cioè, questa cosa deve essere cambiata. Però per il resto sì, hai pienamente ragione. Cioè, non aveva senso che nessuno giocasse, prima cosa. Non aveva senso. Non aveva senso che chi era nei server bassi poteva farmare tranquillo perché non c'erano avversari. Ha tutto senso. Però piano piano forse si arriva a una cosa un po' più lineare. Ora, io, prima di chiudere, vi invito a... È finita la votazione, prima che io invito a fare qualcosa che è finita per i commentatori? non lo so Non lo quando so. finiva. Andiamo a controllare. Non so. 9, 4, 9. Ma che cazzo? No, scusate, Nani? qualcuno. Se sono date in 11 americano, quindi settembre. finisce 11 l'11. settembre. Ok, avete tempo Avete ancora. tempo. Raga, vi rinvito a votare Nonix, anche perché faremo un video dove dobbiamo ringraziarlo tutti e scoprirete poi il perché. Direi che per oggi è tutto. So che state dicendo che mancano le auto di Aumine. Non c'è Aumine, spoiler. Faremo, addestreremo Sara a fare le outro o Dario, non lo so, scegliete Come una voi. foca, Ma bellissimo. cosa? Con la Io palla non sul sono capace di muso. fare outro, raga, anche perché secondo me nei video discorsivi è bello chiudere continuando a parlare, però vabbè. Mi dispiace che non siamo ancora tornati in game. Ormai, se volete vedere cose di game, aspettate mercoledì o ci trovate sul sito Viola i giorni che sono scritti nelle schedule che trovate nella sezione community. E direi che ci vediamo con un nuovo video giovedì e speriamo di portarvi una bella sorpresa. Ma bella Buon bella. anniversario. Buon anniversario a tutti. Auguri! Ciao. Ciao! Ciao.